Con il tutorial di oggi prosegue la serie delle mattonelle con al centro un animaletto. In un precedente tutorial abbiamo fatto il leone e se non l'avete ancora visto vi lascio il tutorial linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. E oggi facciamo insieme il gatto, che possiamo fare nella versione semplice così, oppure nella versione con la macchia, oppure ancora potreste ricamare una tigratura. Ovviamente potete modificare lo schema come preferite, soprattutto per quanto riguarda i ricami. Il tutorial è semplice, si rifà a quello del leoncino, quindi alcune cose non ve le faccio vedere perché sono sempre le stesse. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per quanto riguarda i primi tre giri della mattonella, che sono la testa del gatto, lo schema è identico a quello del leone. Quindi vi lascio qui di lato lo schema scritto, voi potete fotografare il video oppure riscrivere lo schema. Una volta finito il terzo giro, chiudiamo con un punto bassissimo e vediamo come proseguire. Da qui mettiamo un segnapunti per fermare il filo. Prendiamo il filo rosa, facciamo un nodino iniziale. E cominciando a lavorare dal punto successivo, lavoriamo in costa davanti, prendendo quindi solo la mezza catenella davanti del punto, un punto basso, sempre lavorando in costa davanti, un punto basso nel prossimo punto, giriamo il lavoro e lavoriamo una diminuzione, prendendo il primo punto, porto fuori il filo, il secondo punto, porto fuori il filo e chiudo tutto assieme. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un altro nodino iniziale, saltiamo 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e lavoriamo nell'ottavo, sempre in costa davanti, l'altro orecchio, 2 punti bassi, 1, 2, giriamo il lavoro e lavoriamo una diminuzione di punti bassi. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Riprendiamo il filo del colore principale e lavoriamo punti bassi intorno a questo triangolo, lavorando sul bordo. Un punto su un lato, un punto sulla punta e qui lavoriamo nello stesso punto, 1, 2 punti, una catenella, un punto bassissimo nel punto basso, entrando in questo modo, un altro punto basso e un punto basso sempre sul lato. E ci colleghiamo al lavoro con un punto bassissimo. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questa è l'orecchietta. Allo stesso modo lavoriamo anche l'altra. Prepariamo un nodino iniziale, estraiamo, entriamo nel punto di base prima dell'orecchio, portiamo fuori l'asola e lavoriamo intorno al triangolo. Un punto basso, sulla punta del triangolo lavoriamo 2 punti bassi nello stesso punto, una catenella, un punto bassissimo nel punto basso alla base.
e un altro punto basso, uno sul lato del triangolo, e un punto bassissimo nel successivo punto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Ed ora con pazienza nascondiamo tutti i fili con l'ago. Oppure potete usare questo uncino che vi ho mostrato diverse volte. Io l'ho acquistato in merceria, ma lo trovate anche su Amazon. E serve proprio per nascondere i fili. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del colore del fondo e ci agganciamo in questo orecchio, lo giriamo davanti e dietro troviamo i due punti in cui abbiamo lavorato in costa l'orecchio e ci restano le mezze catenelle dietro, lavoriamo sul secondo e qui lavoriamo mezzo angolo, cioè due punti alti, sostituiamo il primo con un punto basso e due catenelle e ne lavoriamo un altro. E poi iniziamo a lavorare dal punto successivo, che è quello in cui abbiamo chiuso il lavoro dell'orecchio col punto bassissimo. Da qui lavoriamo due mezzi punti alti, uno, due, un punto basso, una diminuzione di punti bassi entrando nelle mezze catenelle verso di noi dei prossimi due punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. Un punto basso, due mezzi punti alti, uno, due, e un angolo nel prossimo punto, due punti alti, uno, due, due catenelle, due punti alti. 1, 2 e ripetiamo partendo dal prossimo punto, lavoriamo il lato, due mezzi punti alti, 1, 2, un punto basso, una diminuzione di punti bassi, un punto basso, due mezzi punti alti. E nel prossimo punto un angolo. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. Negli angoli lavoriamo due punti alti, due catenelle, due punti alti e sul lato lavoriamo due mezzi punti alti, un punto basso, una diminuzione di punti bassi, un punto basso, due mezzi punti alti. Completiamo così tutto il giro e poi alla fine completiamo anche il primo angolo. Lavoriamo l'ultimo mezzo punto alto dell'ultimo lato sul punto che ci rimane libero dietro il primo orecchio e completiamo il primo angolo lavorando due punti alti e l'archetto di due catenelle che sostituiamo con una catenella e un punto basso nel primo punto alto. E da questo archetto d'angolo cominciamo il prossimo giro lavorando mezzo angolo, quindi sempre due punti alti, sostituiamo il primo con un punto basso e due catenelle e poi lavoriamo un punto alto in ogni punto. In questo caso sono 11 punti alti. 1, 2, 3, 11 e nell'angolo lavoriamo un angolo, due punti alti, 1, 2,
2 catenelle, 2 punti alti. E in questo modo completiamo anche tutto questo giro. Nel lato lavoriamo un punto alto sopra ogni punto del giro precedente e nell'angolo 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. E quando ricominciamo a lavorare il lato, attenzione che a volte l'angolo nasconde il primo punto. Alla fine, come abbiamo imparato, completiamo il primo angolo lavorando 2 punti alti e l'archetto lavorando una catenella e un punto basso nel primo punto alto. E da qui lavoriamo il prossimo giro, che è uguale a quello precedente. In ogni angolo lavoriamo un angolo e sul lato lavoriamo un punto alto su ogni punto alto del giro precedente, iniziando con mezzo angolo e finendo poi alla fine l'angolo. Alla fine del sesto giro lavoriamo 2 catenelle per l'archetto, tagliamo il filo lungo e con un ago da lana facciamo la chiusura invisibile come abbiamo imparato. Per la macchia lavoriamo un anello magico, nel primo giro lavoriamo 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E nel secondo giro lavoriamo un aumento in ogni punto, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2 e alla fine facciamo un punto bassissimo nel prossimo punto per appiattire la lavorazione a spirale. E tagliamo il filo lungo per poter cucire. Ed ora cominciamo a ricamare il gattino. Per prima cosa cuciamo la macchia, se vogliamo aggiungerla, la cuciamo nella posizione che preferiamo, prendendo un punto sulla testa e un punto sulla macchia. Un punto sulla testa e se prendiamo solo un paio di fili dietro non si vedrà la cucitura. E alla fine saldiamo il filo facendolo passare attraverso il lavoro più volte. Con un pezzo di filo nero e un ago senza punta ricamiamo gli occhi, il naso, la bocca, i baffi con la stessa tecnica che abbiamo utilizzato per ricamare il leoncino.
questo potrebbe essere il risultato nella versione con la macchia o senza macchie, come preferite. Come sempre aspetto di sapere cosa ne pensate, in tantissimi mi avete chiesto il gattino, spero che vi piaccia. Fatemelo sapere scrivendo un bel messaggio qui sotto al video oppure regalandomi tanti like. Come sapete, prima di fare il gatto abbiamo fatto il leoncino, quindi adesso abbiamo due animali all'appello e adesso vediamo quale sarà il prossimo. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se rifate queste mattonelle, ricordatevi di farmele vedere, potete condividere le vostre foto con me nel mio gruppo Facebook oppure taggandomi in Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Noi come sempre ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!